settimana si sono svolti i campionati veneti di completo. Un weekend soleggiato e caldo ha accompagnato le gare delle diverse categorie presso gli eccellenti impianti del centro equestre Albereria di proprietà della famiglia Pozzato a Sandrigo in provincia di Vicenza. Ospite d'eccezione il vicentino Franco Picco, l'idolo di tutti gli appassionati della Dakar, che vanta 29 partecipazioni al rally più famoso del mondo. Questa manifestazione è andata bene dal punto di vista organizzativo, spero siano stati contenti anche i partecipanti. Io credo che da quello che ho sentito, gli umori delle persone che mi hanno così relazionato in merito, sono felice, sono contento per vedere i bambini, per vedere i partecipanti che hanno dato il meglio delle loro possibilità agonistiche e sono riusciti a divertirsi. Questo è fondamentale dello sport. Al di là dell'aspetto sportivo ed agonistico, è sempre una festa. Deve essere una festa, lo sport deve essere una festa in preparazione a quella che sarà la vita dei bambini che si troveranno a dover gestire un domani. E questa è una palestra importante perché è da qui che muovono i primi passi per poi diventare gli uomini del futuro e le persone del futuro. È davvero molto spettacolare qui la gara di cross country perché ci sono dei bellissimi passaggi nel bosco e nell'acqua. Sì, è un percorso caratterizzato da vari scenari, è particolarmente tutto in piano, però si passa con giochi di luce dettati dall'atmosfera appunto del bosco. Il laghetto è un laghetto un po' difficile e quindi però visto che tutti i ragazzi sono passati molto bene. Soddisfatto il comitato regionale per la riuscita della manifestazione, ma anche per l'ottimo piazzamento raggiunto proprio pochi giorni fa dal Veneto a Piazza di Siena. La famiglia Pozzato, come sempre, è una garanzia di eccellente organizzazione e di servizi efficienti. Anche nelle premiazioni sono stati premiati tutti, comprese le 8 squadre partecipanti, e il campionato veneto di completo è una manifestazione per noi importantissima. Tant'è vero che si sta cercando anche di rivalorizzare altre strutture, tipo il CEV, per esempio, che ospiterà il fine settimana dal 9 all'11 il campionato Pony Veneto Salto Ostacoli e il trofeo dressage e trofeo CCE, più un'ulteriore tappa di progetto sport CCE la settimana dal 17 al 18. Quindi tutto questo sta a significare quanto il comitato regionale ci tenga veramente a portare avanti, a supportare questa disciplina. Poi la seconda soddisfazione, quindi a parte questo riuscitissimo campionato, è quella di Piazza di Siena, il risultato della nostra squadra, dei Pony, il team Veneto Pony, che ha conquistato la medaglia d'argento, meritatissima. Queste ragazze io le ho chiamate il rosa del Veneto Pony Tour, veramente hanno dimostrato di essere delle ragazze preparatissime e ragazze veramente grintose, hanno combattuto per portare il Veneto sui gradini più alti del podio. We'll be right back.